Allora, mister, da un anno si è spostato queste gare inattive per perforare il fluido, diciamo. Diciamo che sì, noi è uno dei nostri punti di forza, abbiamo gente in fisicità, diciamo in difficoltà, diciamo, così tutte le partite delle difese avversarie. Comunque devo dire che Poligno è partito a parte, diciamo, l'Euroball, partito molto forte, me l'aspettavo e siamo stati un pochettino, abbiamo preso questo gol, ci siamo un attimino così, siamo rimasti perplessi, non siamo riusciti subito a reagire, ecco, diciamo, però poi con passare dei minuti siamo riusciti come palla a giocare come giocatori come Rosicco e Lombardi, chiaramente dobbiamo giocare a calcio, dobbiamo giocare a calcio, dobbiamo giocare a palla a terra, siamo riusciti a mettere in difficoltà il Foligno e io penso che poi nell'arco dei 90 minuti può essere la vittoria a spostare. Ecco, diciamo, secondo lei che cosa ha sofferto il Foligno? Che abbiamo messo giù in evidenza. Ma sicuramente l'aggressività da parte anche delle nostre punte, stanno facendo un ottimo lavoro e abbiamo giocatori, come ho detto prima, con Lombardi che si sa muovere benissimo tra le linee, anche se praticamente era marcato a uomo dall'otto, da fuori. E con Berardi e Rosicco in mezzo al campo, che c'è una cerniera di qualità, di quantità, che sicuramente in questa categoria non è che ce ne sia molti. E quindi penso che abbiamo sofferto anche abbastanza poco, perché giocavano a un certo punto, chiaramente hanno messo dentro dei giocatori offensivi che ci potevano mettere in difficoltà, con palle lunghe, anche noi dietro Odierna, Bruni e anche a Pollini ci difendiamo bene anche da questo punto di vista. Okay.